Grazie Presidente, un cordiale saluto a tutti i presenti. Mi accingo a leggere la relazione del bilancio di previsione 2016-2018. Come evidenziato nella nota integrativa del bilancio di previsione, e che ci tengo a riproporre in questa sede, il bilancio di previsione portato all'attenzione di questo pregiatissimo organo consiliare sintetizza e definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione, tenendo in debito conto le indicazioni e i principi introdotti dalle manovre recenti. Il percorso che ha portato all'approvazione in giunta dello schema di bilancio di previsione è stato abbastanza complesso, in quanto la presenza di vincoli e limiti rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali. Ciò nonostante, il documento che sottoscriviamo alla vostra approvazione rispetta l'equilibrio finanziario complessivo tra entrate e uscite per un totale di €39.503.887,16 per il 2016 e €42.809.788,26 per il 2017. Ed €34.339.254,51 per il 2018. Nel contempo, come attestato dal Collegio dei Revisori, le previsioni di entrata e di spesa rispettano i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La redazione, pertanto, del principale documento contabile di un ente locale non può non partire dall'analisi delle risorse a disposizione e dai vincoli imposti dal legislatore per rispettare i parametri imposti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea, finalizzati a monitorare i principali saldi di finanza pubblica. Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate tenendo presente che la legge di stabilità ha introdotto per l'anno 2016 il divieto di aumentare le aliquote dei tributi e anche delle addizionali rispetto a quelle applicate nel 2015. Il nostro ente, con deliberazione espressa, ha confermato la tesi e a questo proposito occorre ricordare che sempre il legislatore della legge di stabilità ha disposto l'eliminazione della tasi della dotazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Questo si traduce per il nostro comune in una minore entrata di circa 3 milioni di euro che viene interamente corrisposta dallo Stato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. Il Fondo di Solidarietà Comunale, istituito nel 2013, nasce per ridefinire il nuovo assetto di destinazione del gettito IMU e conseguentemente dalla necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra Stato e Comuni, attuando in tal modo una perequazione orizzontale tra Comuni nella quale il Fondo di Solidarietà Comunale viene alimentato dagli stessi enti con una quota di spettanza del proprio gettito IMU. A seguito delle esenzioni / agevolazioni introdotte con la legge di stabilità, diminuisce la quota di alimentazione del fondo a carico di tutti i comuni, che passa dal 38,23% del gettito IMU al 22,43%. Inoltre, considerando l'integrale trasferimento a carico dello Stato della TASI sull'abitazione principale,
il comune di Grottaferrata riceverà a titolo di fondo di solidarietà comunale un importo pari a euro 1.171.406,24, passando quindi da un fondo con valore negativo. Il comune di Grottaferrata trasferiva un'ulteriore quota IMU allo Stato, ad un fondo con valore positivo. Anche se assistiamo a queste variazioni contabili, nella sostanza le risorse tributarie a disposizione non cambiano. La legge di stabilità 2016 non apporta ulteriori tagli. Rimangono tuttavia i tagli operati nelle precedenti leggi, in particolare i tagli operati dal DL 66/2014, pari a euro 228.861,87, i tagli operati dalla legge di stabilità per 2015, legge 190/2014, di un importo pari a euro 340.388,41, i tagli operati dalla spending review del 2012 con decreto legge 95 pari a euro 959.689,95. Sul fronte dei trasferimenti regionali correnti si registra nel contempo una diminuzione di risorse. Contributo per le residenze sanitarie assistite subisce un taglio di oltre 90.000 euro. Nelle entrate extratributarie, sostanzialmente, viene confermato il gettito delle annualità precedenti, con una diminuzione per il COSAP, il canone per occupazione spazi aree pubbliche, diminuzione dovuta alla riduzione delle tariffe per gli operatori del mercato coperto. Sempre nelle entrate extratributarie subisce una riduzione di circa 57.000 euro il gettito derivante dai parcometri, conseguente una ridefinizione delle aree di sosta a pagamento con una contrattazione dei posteggi più. Nonostante l'invarianza di risorse nel settore della fiscalità locale e della perequazione statale, questa amministrazione ha comunque effettuato la scelta di ridurre il prelievo extratributario delle occupazioni mercatali e di diminuire le aree di sosta a pagamento, cercando di sfruttare i margini offerti da risparmio di spesa.